L'economia in leggero ma confortante aumento, l'acquisto di case, boom dei mutui e prezzi sostanzialmente stabili. Lo ha rimarcato a Pordenone Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP, che raggruppa gli agenti immobiliari, nel corso della presentazione dell'annuale Borsino. Oltre 10.000 le compravendite lo scorso anno in regione. Tino Zava. Dal finanziario al mattone, è stato chiamato così il Borsino 2016 che la FIAIP elabora ogni anno a beneficio degli agenti associati ma anche di clientele e costruttori. Domanda in leggera ripresa, si torna a investire sulle prime ma anche sulle seconde case, complici anche le recenti difficoltà del sistema bancario che hanno convinto parecchi a dirottare i propri risparmi su quello che da sempre è considerato bene primario per eccellenza. Crescono le compravendite con prezzi sostanzialmente stabili, anche se va detto che nel periodo pre-crisi venivano siglati 880.000 contratti, scesi oggi bruscamente alla metà, come ha ricordato il presidente nazionale FIAIP Paolo Righi. I prezzi sono stabili o leggermente in calo nelle periferie. Abbiamo delle condizioni favorevoli per l'acquisto perché abbiamo mutui a spread veramente interessanti, abbiamo molti affari per chi vuole tornare nel mattone e devo dire che nelle nostre agenzie immobiliari a livello italiano la voglia di comprare casa è cresciuta dell'8%. Il felice momento del mercato è dovuto per lo più all'acquisto di nuove case, soprattutto da parte delle giovani coppie attirate da mutui finalmente favorevoli e non a caso aumentati l'anno scorso del 70%. Le soluzioni più ambite sono le case con due o tre camere a un prezzo che in genere non superi i 100.000 euro. Aumentano anche le compravendite nel settore commerciale, mercato fermo da anni, e le locazioni di piccoli negozi purché collocati nelle aree centrali.